trovate l'appuntamento con la rassegna stampa di TRG, questo è sabato 19 giugno. In evidenza, lo capite già dalle prime pagine dei quotidiani che vedremo tra poco, il Premier Draghi che di fatto dà delle indicazioni, titola oggi La Nazione ci penso io, un po' su tutto, dai vaccini fino all'utilizzo delle mascherine, insomma fa un po' da apripista per quella che dovrebbe essere l'uscita dall'emergenza e vedremo quali sono le novità. Poi dal territorio regionale invece l'argomento sul quale si continua a dibattere è la movida, a volte violenta, che si scatena soprattutto in estate nei centri storici. C'è un fatto accaduto a Città di Castello che è l'ennesimo esempio in qualche modo di una situazione che in alcuni momenti della notte in particolare diventa fuori controllo. Vedremo infatti che cosa è accaduto, c'è addirittura un ferito. E allora, se queste sono le notizie in primo piano, molte altre quelle che vi andiamo a presentare. Partiamo dalla Nazione, questo è il dorso nazionale, ci pensa lui, questo è il titolo che sceglie la Nazione. Draghi mette ordine al caos, l'eterologa dice funziona, io la farò, ma c'è la libertà di non cambiare siero, basta il sì del medico. Stiamo parlando chiaramente dei vaccini AstraZeneca. E poi il titolo di apertura, diciamo così, della Nazione: Far West sul lavoro, muore un sindacalista. Siamo a Briandrate, a Novara, dove un rappresentante dei Sicobas è stato travolto da un camion mentre manifestava davanti alla Lidl. A Città di Castello, rissa tra ragazzi, ferito al volto con una bottiglia. E poi in Umbria ci sono gli under 30 indecisi sul vaccino, sono almeno 100.000. A Terni, trovato morto a 21 anni sul pianerottolo di casa. Chiaramente tutto questo lo vedremo nelle pagine regionali. Questo è il Messaggero, innanzitutto. Il tributo a Giampiero Boniperti, addio al signore della Juve, quel motto, l'unica cosa che conta qui è vincere. E poi libertà di scelta sui vaccini, l'Italia intanto è bianca ma si blinda, perché? Perché sono in arrivo i tifosi del Galles, si teme che la variante individuata in Inghilterra possa attecchire sostanzialmente in Italia. In realtà è una variante, questa variante Delta, che è stata già trovata in alcuni focolai in Italia. Si teme che dall'Inghilterra, dove c'è un rialzo dei contagi, possa in maniera più intensiva svilupparsi in Italia. E poi il fisco, il 7.30 potrà essere consegnato un mese dopo per evitare l'ingorgo dei CAF. La storia di questo sindacalista che vicino Novara è stato travolto da un tir mentre manifestava. E poi oggi il Messaggero propone un'intervista ad una poliziotta, Evelina, che lavora per scoprire gli stupri. Andiamo nelle pagine regionali, nazionali, scusate, questa è La Nazione. Governo, controordine su AstraZeneca, la seconda dose, siete liberi di scegliere. Draghi fuga i dubbi sulla vaccinazione eterologa, funziona, io la farò, cioè chi è stato vaccinato una prima volta con AstraZeneca alla seconda dose utilizzerà un altro vaccino, ma chi vuole il richiamo con AstraZeneca può richiederlo, insomma chi vuole lo stesso vaccino che ha fatto già la prima volta. Intanto sull'obbligo della mascherina quando si sta all'aperto potremmo essere agli sgoccioli. Il Premier infatti oggi incontra il comitato tecnico scientifico per capire se si può arrivare a togliere la mascherina quando si sta all'aperto. Capite che in estate questa è certamente un fatto molto atteso. E poi gli arrivi dal Regno Unito fanno scattare la quarantena, l'Italia bianca si blinda, da lunedì scatterà l'obbligo di 5 giorni di isolamento per chi proviene da oltremanica anche se immunizzato. Intanto l'Istituto Superiore di Sanità dice che sono stati rilevati focolai di questa variante Delta che possono eludere i vaccini,
ma dicono dall'Istituto Superiore di Sanità i dati migliori della UE ce l'ha l'Italia quanto a contagio ridotto. Intanto, come dicevamo, per gli europei sbarcano i gallesi, per Roma una scelta rischiosa, arrivano infatti per la partita 3.000 tifosi gallesi, si è scelto di non danneggiarli, la UEFA minaccia di spostare la finale di Euro 2020 che sarebbe attesa altrimenti in Inghilterra. E poi in tema di calcio, vincere è l'unica cosa che conta, un tributo a Giampiero Boniperti. Lo vedete in questa foto con la maglia della sua Juventus, l'ex campione e dirigente bianconero è morto all'età di 92 anni, vinse tutto, la storica bandiera, il presidentissimo ha contribuito a scrivere la storia del calcio, non solo del suo club. Andiamo nel dettaglio, qui siamo con le pagine regionali e questo è il Corriere dell'Umbria. Turismo, primo weekend pre-Covid, lo studio di CNA. Umbria è tra le mete più ambite negli agriturismi dello Spoletino, è tutto prenotato fino a Ferragosto. Intanto Orvieto verrà invasa dai bolidi delle Mille Miglia. E ancora dal Corriere, carabiniere stalkerizza per anni la ex, finisce indagato, aveva anche installato un dispositivo GPS sull'auto della 39enne per controllarla, l'uomo è stato sospeso dal servizio. Una brutta notizia per gli appassionati di musica, Umbria Jazz, Ben Harper annulla il concerto che era previsto e poi parleremo anche noi tra poco con un servizio di Castiglione Cinema, siamo a Castiglione del Lago che è diventata in questi giorni il centro del cinema con artisti e registi presenti in città, avremo tra poco anche un'intervista da sentire con il regista Pupi Avati. E andiamo al dorso regionale della Nazione, rissa tra ragazzi, scorre il sangue. Ecco qua, siamo a Città di Castello, un ventenne è stato ferito al volto con una bottiglia, l'aggressore inseguito ed arrestato. E poi lo leggeremo nelle pagine di cronaca locale, a Terni è stato trovato morto un ragazzo di 21 anni, lo spettro per lui della droga, ancora un'operazione per bloccare il contrabbando di bionde e tabacco e poi la fotonotizia che ci parla di vaccini ai giovani, in particolare ai trentenni, la metà di chi ha dubbi sul siero è nella fascia under 30. E ancora per la questione sballo e movida, troppi adolescenti al pronto soccorso, arrivano in intossicati da mix di alcolici, parlano i medici. E poi parapiglia a Perugia in un locale, il questore lo chiude, ancora la Basilica di Norcia sarà ricostruita in 3 anni. Da Foligno, ve lo racconteremo nelle pagine di cronaca, anziani coniugi vengono picchiati dai rapinatori. E come dicevamo, tra poco sentiremo un'intervista, voglio fare la comparsa, tutti in fila da Pupi Avati che era presente a Castiglione Cinema ma che a breve inizierà le riprese in Umbria proprio del suo film su Dante Alighieri. Andiamo al Messaggero. Dorso regionale, finisce in manette per la mala movida, abbiamo visto che è accaduta a Città di Castello e poi il valzer dei presidi, a settembre in una scuola su 4 cambieranno i dirigenti scolastici, task force contro le varianti, si torna a parlare di vaccini, 463.000 umbri hanno ricevuto almeno una dose, c'è un vero e proprio cambio, scusate, 463.000, sì, un cambio di passo, curva del contagio vicino allo zero, contagi solo in 21 comuni. Ecco il grande caldo, a Terni ci si organizza all'ospedale, la fotonotizia invece ci porta a Monte Castrilli, questo è davvero un super cinghiale quello che è stato ucciso durante una battuta di caccia. Ancora vi segnaliamo, ma lo leggeremo più tardi nel metodo, 2 giorni di allerta per l'AFA.
Rafa. Andiamo allora alle pagine regionali. Questa è La Nazione. Prenotare la dose per due fragili è un'odissea. La storia due persone, una coppia fragili appunto, che per 15 giorni non sono nemmeno riusciti a parlare con il numero verde. E poi la notizia che in qualche modo crea allarme: 40 medici di famiglia presto andranno in pensione, la regione li sostituisca in modo tempestivo, lo chiede in una interrogazione il Partito Democratico. La metà degli indecisi, qui parliamo di vaccini, siamo sempre sulla Nazione, è under 30, ma ci sono anche ottantenni Novax, oltre 100.000 i giovani che fino a questo momento non si sono prenotati per il vaccino. E allora magari anche qui facciamo l'appello, fatelo. Prima dose, il 60% degli umbri l'ha già fatta, quindi insomma stiamo camminando verso questo 70-71% che è l'obiettivo. Ancora rissa fra 30 giovani in centro, sfregiato un ventenne, un arresto. Lo leggiamo qui, lo troveremo un po' in tutti i quotidiani, ma noi lo approfondiamo dalla Nazione. Siamo a Città di Castello, pugno duro del sindaco Bacchetta, stop all'alcol da sport dopo le 22, vietate le somministrazioni anche al bancone dopo le 1, i carabinieri indagano per individuare i responsabili. E allora leggiamo che cosa è accaduto: tracce di sangue, pezzi rotti di bottiglia nei vicoli. Un ragazzo residente a Caprese Michelangelo, nella vicina Valtiberina Toscana, ricoverato in ospedale con gravi ferite da taglio al viso. È il bilancio della rissa di giovedì sera in piazza Fanti a Città di Castello, una movida divenuta troppo pericolosa per il centro storico Tifernate, con il sindaco che subito ha emesso uno ordinanza che limita fino al 5 luglio la somministrazione di bevande alcoliche. Il clima era già teso, la situazione in piazza Fanti sarebbe esplosa tra un gruppo di ventenni, in totale è una trentina il numero di persone coinvolte. La rissa sarebbe avvenuta alle 3 di notte tra giovedì e venerdì in piazza Fanti, e in questa rissa alla fine c'è scappato questo ventenne di Caprese Michelangelo, paese natale tra l'altro di Michelangelo Buonarroti, che è stato ferito con una bottiglia che gli ha sfregiato il volto e attualmente si trova in ospedale. Capite che insomma la situazione è complessa, e è talmente complessa se si legge questo titolo sempre dalla Nazione: alcol e ragazzi, boom di accessi al pronto soccorso. Da Perugia parla il primario proprio del pronto soccorso Groff: arrivano sempre di più ragazzi che hanno assaggiato troppi cocktail, sono spesso adolescenti, arrivano con intossicazione acuta, abbandonati qui dagli amici. Insomma, ingeriscono di tutto e poi alla fine ovviamente il rischio è alto. Andiamo al Messaggero: una task force per battere le varianti del coronavirus, la sfida nella zona bianca, cambio di passo con oltre 70.000 scorte disponibili. Quindi si potrà vaccinare davvero di più. Ancora, anche il Messaggero si occupa della movida shock con questa alta tensione a Città di Castello, ma anche un bar chiuso in centro a Perugia. Ancora per le pagine di cronaca regionale, visite per l'attività sportiva, per i positivi cambia tutto, gli accertamenti cardiologici saranno ancora più approfonditi. All'ASL 1 27.000 certificati all'anno, i servizi stanno ripartendo dopo lo stop. E poi la testimonianza dell'ex Gubbio Fiumana che racconta: svenuto dopo un colpo alla tempia, il tutto ovviamente a seguito del fatto accaduto sul campo degli europei con Christian Eriksen e il suo malore in campo. La testimonianza appunto di questo calciatore che nel 2004 visse questo momento davvero complicato. Ancora dal Messaggero: il valzer dei presidi, una scuola su quattro a settembre cambierà
il dirigente scolastico. Se poi volete qualche dettaglio, chiaramente potete leggerlo in questa pagina. Allora, per questo era il Messaggero. Andiamo all'ultimo quotidiano prima di vedere il nostro primo servizio. Umbria tra le mete più ambite nel primo weekend ai livelli pre-pandemia. Il cuore verde fa registrare il pieno nel settore extraalberghiero, le stime di CNA ed Assoturismo. Intanto, dice Fittuccia di Federalberghi, gli hotel sono riaperti all'80%, passi in avanti sul fronte delle prenotazioni. Purtroppo questa è la brutta notizia che bisogna digerire. Umbria Jazz ha annullato il concerto di Ben Harper perché l'artista ha deciso di annullare il tour europeo proprio a causa della pandemia. Chiaramente è un peccato, ma alla fine uno se ne farà una ragione. Sagre, la FIPE conferma l'intesa, ora mettiamo mano alle regole. Sappiamo che c'era questo braccio di ferro tra ristoratori e Sagre. E poi anche il Corriere, vaccini, la CNA sollecita la regione per l'accreditamento delle cliniche private. E ancora dal Corriere, tutti pazzi per Dante, tra gli aspiranti attori una prof d'italiano. Allora ci fermiamo qui, siamo a Castiglion del Lago per Castiglione Cinema 2021, al via le selezioni qui per il casting del film di Pupi Avati dedicato a Dante. Tutta l'opera sarà girata in Umbria tra Assisi, Foligno, Spoleto e la Valnerina. E allora proprio Pupi Avati in questo servizio che vi presentiamo ci fa intuire quale grande occasione sia per l'Umbria proprio l'essere un set cinematografico. Un applauso accolto nel Teatro Morlacchi di Perugia il maestro Pupi Avati in occasione della quarta edizione di Castiglione Cinema, il festival promosso da Fondazione Ente dello Spettacolo, nato 4 anni fa in occasione del 90° anniversario della rivista del cinematografo, con la finalità di far incontrare i territori con i più grandi protagonisti del mondo del cinema, della TV e del giornalismo. Proiettato durante la serata l'ultimo lavoro del regista, Lei mi parla ancora, che Avati ha commentato ampiamente, affiancato dal regista critico Federico Pontigia durante la serata che ha registrato il sold out. Quest'ultimo suo film me l'ha suggerito un suo collega giornalista che aveva letto questo libro del papà e degli Sgarbi, ed era un libro che raccontava la storia di un amore che dura per sempre. Mi è sembrato così anacronistico nell'oggi, per cui una sorta di provocazione per cui meritava di essere in qualche modo scandalosamente proposto. Pupi Avati tuttavia sta soggiornando in Umbria anche per un'altra ragione, la creazione di un attesissimo film su Dante Alighieri. Assisi, Bevagna, Foligno, Spoleto, alcune delle città in cui si girerà la pellicola sul sommo poeta, che al regista ha dato importanti e preziosi insegnamenti. Mi ha insegnato che, devo dire, mi ha dato una grande forza, perché se è riuscito lui, nelle condizioni così penalizzanti, così estreme, avendo contro tutto e tutti, nell'indigenza, nel pericolo, quindi con tutto contro, a realizzare quei capolavori, perché a questo punto bisogna parlare a plurale, non abbiamo alibi, voglio dire, la nostra inadempienza nei riguardi della vita non trova giustificazione. E io penso che se Dante ha avuto accesso a questa forma così alta di poesia e ci è arrivato attraverso il dolore, perché il dolore produce, purtroppo non è da augurare a nessuno, ma produce un miglioramento dell'essere umano. Perché è un film che ha una forza sacrale molto forte, e questa terra l'ha. Torniamo in studio e allora alle prime pagine di alcune
alcuni siti internet. Questo è tuttoggi.info, si parla del Festival di Spoleto, un pasticcio difficile da ingoiare tra politica e problemi tecnici. A Foligno lo leggeremo tra poco dalle pagine di cronaca, rapinati e picchiati due anziani a Scafali, e poi a Città di Castello la rissa in centro storico di cui vi abbiamo parlato. A Perugia anche Ben Harper rinuncia ad Umbria Jazz. Ancora da Umbria 24, quasi metà della regione è Covid free, zero morti e tasso di positività allo 0,9%, e questa chiaramente è la buona notizia. Da Perugia Today, anche qui ovviamente la mappa del coronavirus, e poi tra i fatti del giorno Umbria Jazz e i sindaci dell'Umbria che scendono in piazza per chiedere alle Poste di riaprire gli uffici postali, soprattutto quelli nei piccoli centri. Vi segnaliamo, perché tra poco vedremo anche un servizio su questo, Gubbio apre le porte al pubblico il Museo delle Arti e dei Mestieri a Palazzo Beni, 2150 oggetti esposti in 25 sezioni su 3 livelli. È un'apertura molto attesa, di cui tra poco, come vi dicevo, vedremo anche il servizio. Ma allora, diamo ora con questo in qualche modo apriamo le pagine locali. Partiamo dal Corriere dell'Umbria. Perugia, stalking all'ex carabiniere denunciato, 2 fascicoli per atti persecutori, quello sul presunto amante va avanti per la querelante richiesta di archiviazione. Aeroporto, sequestrati 50 kg di carne e formaggi. E poi ancora dal Corriere, siamo a Perugia, sosta selvaggia in centro, in cittadini al sindaco. Serve intervenire subito. I residenti parlano di una situazione in costante peggioramento, colpa anche della riduzione delle ore di chiusura della ZTL. Intanto da oggi le celebrazioni, manca una C, del 20 giugno a Sant'Ercolano, busto dedicato a dottori. Siamo nel territorio sempre di Perugia, reparto sanitario per detenuti, interviene il garante, lunedì vertice in ospedale, ma ancora manca il piano per la gestione, parla Caforio, obiettivo da centrare subito. Ci spostiamo nell'area del Trasimeno, nasce un centro ippico per bambini disabili a Magione, l'iniziativa di Laura Moroni. E poi a Castiglion del Lago, sanità al centro dei lavori dell'assemblea del PD, presidi da riorganizzare. Ancora per il Corriere, siamo nel territorio qui di Assisi, biblioteca, iniziative per 1786 studenti, 70 le classi durante l'anno scolastico che sono state coinvolte. E poi andiamo a Todi, Tam Tam, 30 anni di storia raccolti in un libro speciale, il mensile ha avvicinato migliaia di famiglie di tutto il comprensorio alla lettura. Marciano, omaggio in memoria del carabiniere Giuseppe Briganti, e poi doppio appuntamento con il grande tennis in città, 500 ospiti. In basso ancora Todi, il centro storico di Ripaioli è tornato al suo antico splendore. E ancora da Città di Castello, rissa in centro, giovani ferita alla testa, ma noi abbiamo già ampiamente letto l'argomento. Tasso alcolico 6 volte il consentito, viene denunciata una persona. Altri 2 sorpresi, ubriachi alla guida. Contrabbando, coinvolti 3 altotiberini, smantellata dalla Guardia di Finanza un'organizzazione che vendeva tabacco e sigarette in maniera illecita. Un'ordinanza del Tribunale di Avezzano che ha disposto misure cautelari per 12 indagati, e appunto ci sono anche degli altotiberini. Ancora Città di Castello, biglietto ridotto per Museo Civico e Pinacoteca Comunale, una nuova collaborazione con Sansepolcro. Sempre dal territorio altotiberino, sempre da Città di Castello, Only Wine 2021 apri battenti, all'interno anche uno stand della agenzia. Il taglio del nastro della kermesse Tifernate è atteso alle 14:30 di quest'oggi. A San Giustino, morto a 96 anni, Ivo Franchi fu deportato a Mauthausen, era l'ultimo dei sopravvissuti. Ancora Umbertide, campus estivo Lucignolo, sono disponibili posti. Ancora Umbertide, orari più lunghi e postamat in tutti gli uffici del territorio. Il sindaco dice che solo così si viene incontro alle esigenze dei cittadini. Ci spostiamo, siamo nel territorio di Gubbio, carabinieri riconsegnano alla diocesi 2 antichi manoscritti messi in vendita. I militari si sono insospettiti per gli annunci di un commercio
commerciante hanno appurato la provenienza illecita. Ex Merloni, il segretario Caparvi, segretario della Lega, necessita un progetto di reindustrializzazione. Giochi delle porte, stasera l'appuntamento con la cena dei 100 giorni. Ancora per le pagine del Corriere, siamo a Foligno, rapinano coppia di anziani armati di pala ed ascia. Allora la leggiamo, questa è una notizia che troveremo in tutti i quotidiani. Un uomo e una donna hanno fatto irruzione nella casa di due ottantenni intorno alle 22 nella zona di Scafali. Ad indagare sono i carabinieri. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, entrambi i due anziani, ottantenni e con disabilità, erano nel salone della casa seduti a guardare la TV quando improvvisamente si sono trovati davanti due soggetti, un uomo e una donna con il volto travisato. L'anziano ha cercato di reagire, ma i due, armati di pala ed accetta, lo hanno colpito più volte, colpi che hanno provocato solo, per fortuna, contusioni, visto che l'ascia è stata usata al contrario. Non si esclude che con loro ci fosse anche una terza persona. L'anziana donna, impaurita dopo la fuga dei rapinatori, è corsa all'esterno per chiedere aiuto. Nel correre, persino poverina, scivolata a terra. Ovviamente sono stati soccorsi per loro le cure dei sanitari del San Giovanni Battista. La cassaforte che era nella casa ha resistito al frullino. Il bottino è stato magro, ma capite che la paura è stata davvero tanta. Tre ragazze di Foligno a reazione a catena, un preserale di Rai 1. E poi ZTL, siamo sempre a Foligno, il comitato vuole il male dei cittadini. Parla il sindaco Zuccarini all'attacco su via Campagnola dopo il ricorso al TAR, si batte contro il ripristino della legalità. A Spoleto agriturismi pieni fino a Ferragosto. E poi ancora dal Corriere, lirico sperimentale, cartellone con tanti eventi per archiviare la pandemia. Campello sul Clitunno riapre l'oratorio di San Sebastiano. A Terni, trovato morto in casa a 21 anni. In corso le indagini della polizia per capire se il corpo senza vita del ragazzo marocchino sia stato spostato. Il tutto è avvenuto al civico 5 di via Varese, quartiere di San Giovanni. Finto poliziotto condannato a un anno di carcere, oggi l'addio al giovane calciatore ucciso da un malore, lo ricorderete, Lorenzo Scorteccia. E poi si faccia avanti chissà qualcosa sulla scomparsa di Barbara Corvi. L'osservatorio regionale sulle infiltrazioni mafiose lancia un appello. Ancora Terni, rimpasto, salta l'accordo dopo 5 ore. Fratelli d'Italia reclama il ruolo di vice sindaco, mentre la Lega non vuole perdere peso in giunta. Forza Italia invece scende in campo contro le tasse. E poi siamo a San Gemini, il Grand Hotel apre le sue porte, nuovi posti di lavoro nel turismo, completato il restyling di Palazzo Santa Croce a San Gemini, obiettivo centrato dall'imprenditore Tacconi. Chiudiamo con Narni, Amelia ed Orvieto. Ad Orvieto arriva la Mille Miglia, 375 equipaggi sono passati di fronte al Duomo, il monumento simbolo della città. Narni, il filmato sul furto al vaglio degli inquirenti, dalle immagini si notano una Seat Leon bianca e uno dei banditi in fuga dopo il colpo al Bruco Mela. E poi Orvieto, atti vandalici contro una trattoria in via Cipriano Manente. Questo era il Corriere dell'Umbria. Proseguiamo tra poco con gli altri quotidiani, ma vi avevamo annunciato il secondo servizio di questa rassegna stampa. Ieri a Gubbio è stato inaugurato il Museo delle Arti e Mestieri. È un progetto atteso da tempo che finalmente ha visto il taglio del nastro. Il servizio. 670 metri quadrati di spazio espositivo, 2150 oggetti esposti in 25 diverse sezioni disposte su 3 livelli, il tutto nel superbo scenario di Palazzo Beni. Apre le porte al pubblico a Gubbio, dopo un lungo percorso logistico organizzativo, il Museo delle Arti e dei Mestieri, un progetto nato e supportato dal cavaliere Carlo Colaiacovo e portato avanti da una sinergia che ha costituito la Fondazione Università delle Arti
e dei mestieri di Gubbio, università muratori, scalpellini e arti congegneri, dei calzolari, dei sarti, dei fabbri, dei falegnami, unite a società operaia, comune di Gubbio, diocesi eugubina e fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, tutti uniti per dar vita ad un luogo in cui sono custodite le radici di un'intera comunità attraverso la narrazione delle più antiche tradizioni legate alle arti e ai mestieri che, nel corso dei secoli, hanno caratterizzato la città di Gubbio e il suo territorio. Una narrazione che però non vuole essere passiva, anzi, grazie al coinvolgimento degli artigiani e degli artisti che, con il loro impegno e le loro opere, mantengono vive ancora oggi quelle tradizioni, il museo si propone come luogo di incontro interattivo e didattico che mira a rafforzare il valore e a contribuire al mantenimento di quelle tradizioni che rappresentano le peculiarità di Gubbio e dei suoi abitanti. Il MUAM sarà aperto il sabato e la domenica nei mesi di giugno e luglio, mentre dal 1 agosto al 5 settembre resterà aperto tutti i giorni, con orario di apertura dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Siamo veramente soddisfatti di questo lavoro che è iniziato nel 2015, quindi capite è stato piuttosto complesso, che però è riuscito a mettere insieme tutte le sinergie del nostro territorio. E quando dico sinergie intendo le energie vere, quelle propulsive, fatte dei tanti artigiani del lavoro, delle università, dei mestieri di Gubbio, che continuano a tramandare un'arte sapiente, e l'abbiamo racchiusa però in un contenitore che appunto non deve essere un contenitore certamente statico, ma deve essere un contenitore dinamico, aperto soprattutto agli studenti e alle scuole, e che quindi permetta non solo ai visitatori, quindi in chiave turistica chiaramente, di far conoscere anche la nostra cultura e la nostra storia, ma soprattutto ai nostri giovani di riscoprire dei nuovi mestieri o dei nuovi lavori. Per noi investire in cultura significa anche creare un volano di economia, quindi siamo veramente fermamente convinti che oggi come oggi bisogna investire tanto ancora di più di prima, forse, per il rilancio del nostro territorio sulla cultura, perché è un volano non solo di ricchezza ma anche di turismo e di indotto per tutti quelli e coloro che prestano servizio nella cultura. Bene, questo è il servizio, andiamo avanti, ripartiamo dalla nazione, qui siamo a Perugia, Parapiglia, nell'alimentare in centro, il questore lo chiude per 15 giorni. Il 27 marzo in piazza Cavallotti alcuni ragazzi erano entrati dentro l'esercizio commerciale, il titolare li avrebbe poi rincorsi brandendo un bastone e costringendo la polizia ad intervenire. Ancora, traffico illecito di bionde, bloccati tre umbri, l'abbiamo in qualche modo letto ma lo rileggiamo, l'accusa: l'associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di 10.000 kg di tabacco, l'operazione della finanza in realtà è un'operazione coordinata dal Tribunale di Avezzano, ma tre sarebbero gli umbri altotiberini coinvolti nella vicenda. Abbiamo già ampiamente letto di Pupi Avati e delle tante persone che si presentano ai provini per fare le comparse nel suo film su Dante. Andiamo a Perugia, basta sosta selvaggia, Romizzi non la combatte, dura lettera al sindaco di un gruppo di 1700 cittadini sulla mobilità in centro, servono, dicono, impianti di videocontrollo stradale sulle auto di servizio dei vigili. E poi il parcheggio Pellini, quanti ritardi, entro l'estate però partono i lavori. A Castiglion del Lago, maltrattata dal medico ma reagito, la storia di Maria Laura che porta i segni della nascita col forcipe, umiliata da chi mi ha fatto la mammografia. E poi ancora sanità ed emergenza, convenzione per garantire turni aggiuntivi a Castiglion del Lago, a Magione 20 giugno il ricordo delle vittime a Castiglion del Lago al via il Triathlon Castiglione. Ancora siamo nel territorio di Assisi, San Rufino, il piacere di crescere. Oggi vengono presentati la biblioteca e l'archivio della diocesi, sedi più adeguate e aumenta l'accessibilità. E poi Giovanni Becchetti, il coraggio di un uomo, a Santa Maria degli Angeli, viene ricordato oggi alle 17. E ancora co-working, siamo a Bastia Umbra, Sviluppo Umbria appoggia il comune, la struttura guidata dalla Sciurpa condivide il progetto varato dall'amministrazione. A Todi c'è il Festival del Libro, eventi e protagonisti oltre le polemiche. A Gubbio è stata presentata la kermesse del tartufo estivo, aroma di ripartenza. A Gualdo Tadino, cava, valli e bombetta, accesso agli atti, lo chiede la comunanza agraria appennino gualdese. E
poi Gubbio, quella nostra maturità, 3 decenni da festeggiare. Oggi si ritroveranno al Cassata Gattaponi i diplomati di 30 anni fa. Ancora Gubbio, trovati e restituiti 2 manoscritti creati nell'Ottocento. A Città di Castello, Capitan Magnanelli è testimonial di Raffaello, riconoscimento all'atleta che, bandiera del Sassuolo, è originario di Città di Castello e ha mosso i primi passi calcistici a Tiferno 90. E ancora a Sansepolcro, tra Museo Civico e Pinacoteca, l'intesa per ingressi scontati. Ancora Città di Castello, Only Wine, abbiamo visto, si inaugura oggi pomeriggio largo alle giovani cantine. Ad Umbertide, addio a Boniperti, amico di mio padre, il ricordo in questo servizio del presidentissimo della Juve, delle sue permanenze ad Umbertide. Si ribalta un camion a Città di Castello carico di massi, paura per il conducente. A Foligno, l'abbiamo già letto, coniugi 80enni picchiati e rapinati in casa. E poi zuccherificio, la Lega attacca la minoranza, nessun rispetto per i lavori della commissione. Ancora da Spoleto, Ponte delle Torri, riapertura nel 2023, manca solo la firma al contratto per l'affidamento definitivo dei lavori di messa in sicurezza. ZTL in via Campagnola, protestano i lavoratori delle ex OGR. Poi Foligno, Quintana, c'è l'evento Aspettando la giostra. A Palazzo Trinci l'appuntamento, che tra l'altro potrete anche vedere in onda su TRG il prossimo giovedì. La Basilica di Norcia ricostruita in 3 anni, presto la prima gru. Ancora dalla Nazione, malore fatale a 21 anni, l'ombra degli stupefacenti, l'abbiamo visto, il fatto di cronaca è accaduto a Terni, morte improvvisa di un atleta a 24 anni a Terni, oggi il funerale di Lorenzo, pochi posti da 50.000 euro, l'uno opposizione a Terni contro il progetto di recupero del Teatro Verdi. E poi a Orvieto, Campo della Fiera, una nuova scoperta, confermata l'esistenza di un ulteriore tempio nell'area sacra. Ancora Orvieto, mense e trasporti, c'è la piattaforma web. A Terni, inquinamento, ciclo dei rifiuti e servizio idrico sono ok. Ascoltati dalla commissione d'inchiesta sull'ambiente i presidenti di Auri ed ARPA. Vi facciamo vedere la pagina della cultura. Siamo ad Assisi, ecco Madaba, la regina dei mosaici, una straordinaria mostra voluta dall'Università di Perugia con immagini in 3D della città giordana che vanta capolavori dell'antichità emersi dagli scavi. Questo per la Nazione. Chiudiamo le pagine di cronaca dal Messaggero. Da Perugia, SOS Caos, appello a Romizzi, sosta Caos. Appello a Romizzi, in strada sempre più rischi. Abbiamo visto che c'è questa raccolta di firme degli abitanti del centro, le celebrazioni del 20 giugno e gli appuntamenti. E poi l'Accademia della Cucina si riparte, torna il tour per cercare i piatti di qualità. Al Tribunale Civile il terzo piano è inagibile per infiltrazioni d'acqua e qualche cedimento. E poi oggi e domani 2 giorni di grande caldo, lo vedremo poi chiaramente nelle pagine del meteo. Ben Harper ha annullato il concerto di Umbria Jazz. Gubbio, tornano a casa pezzi di storia. I carabinieri del nucleo della tutela del patrimonio storico restituiscono alla diocesi 2 manoscritti dell'Ottocento. Assisi, nasce il polo culturale della cattedrale di San Ruffino. A Corciano, ordinanza contro l'eccesso di piccioni. A Gualdo Tadino, per San Benedetto è stato scelto il comitato provvisorio. A Marciano si ricorda il sacrificio del carabiniere Briganti nel 1944. E poi ad Umbertide invece si ricorda quando Boniperti amministrava la tenuta ad Umbertide degli Agnelli. Ancora il giglio d'oro ai super folignati, siamo nella pagina di Foligno, premiati Federico Cherubini, Luciano Ragno e Arnaldo Caprai della Pro Foligno, guidata dal presidente Radi. Alla cerimonia è intervenuto il sindaco Zuccarini. A Scafali il furto diventa una rapina, coppia di anziani finisce in ospedale, ve l'abbiamo già letto. A Spoleto, stipulato patto per il decoro tra ASE e Cittadinanza Attiva. L'associazione convoglierà le segnalazioni dei cittadini. Strada chiusa per salvare un gatto ieri a Spoleto in via Cerquiglia. E poi la stagione del lirico, dalla butterfly al rock metallico. Da Terni, caldo all'ospedale Santa Maria, tornano i pinguini, li vedete in questa foto, ovviamente non gli animali ma i condizionatori.
con l'anticiclone africano arrivati i primi disagi per i pazienti, mega appalto USL, sindacati in trincea e poi politica, rimpasto a Terni, il sindaco scarica Giuli, Salvati, Vice, Dentro Cini e Cecconelli. Trovato senza vita a Terni sulle scale del palazzo, aveva solo 21 anni, la storia di questo ragazzo di origine marocchina, Montecastrilli ha battuto un cinghiale gigante, pesa oltre 200 kg, ve lo rifacciamo vedere in questa foto davvero inquietante, e poi Narnia Festival, il ritorno, si accendono i riflettori, la rassegna quest'anno sarà preceduta da anteprime dedicate all'arte vocale. Amelie e Terni, bottino pieno al Premio Nazionale per la Lettura, e poi Fisco, Forza Italia presenta la nuova proposta di riforma. Bene, questo per le pagine di attualità, ci fermiamo come di consueto solo per qualche momento, torniamo tra poco con lo sport.